con una situazione peggiorata rispetto alla precedente visita ispettiva, che poi è stata oggetto di un'interpellanza il 13 di aprile in Consiglio regionale. Vi voglio far vedere l'estratto, il verbale di quell'interpellanza con l'assessore Verì, che rispondeva per la Giunta Marsiglio dicendo che il reparto di medicina avrebbe avuto 10 medici. Allora ne erano 5, oggi ne sono 3 più il direttore. Il 19 di novembre un altro medico è stato reso inidoneo al reparto, quindi c'è una situazione ancora di più contra legem. Turni di notte che sono superiori, di molto superiori ai 5 consentiti dalla legge, gli orari di riposo che non vengono rispettati, turni continuativi. Questa mattina sono venuto a verificare ancora una volta il reparto di medicina, ma come dicono anche gli altri consiglieri anche in altri reparti, e poi sono andato all'ufficio del personale, che purtroppo oggi non ho trovato disponibile, ma ci tornerò lunedì, perché sono andato a chiedere il cartellino, le timbrature dei medici di medicina generale, perché la situazione è veramente contro ogni norma, contro le direttive europee, contro la legge nazionale, ma soprattutto, al di là della dedizione silenziosa dei tanti medici che fanno vivere il reparto di medicina nell'area Vestina, il problema è per i pazienti che si trovano ad avere a che fare con medici che sono veramente sopraffatti da tantissimi carichi di lavoro. Guardate, io voglio mettere in evidenza una cosa. La prima visita ispettiva è stata oggetto di un'interpellanza e vi ho mostrato anche il verbale. Sono ritornato per la seconda volta qui, voglio acquisire i cartellini nella prossima settimana, dopodiché andrò al nucleo dei carabinieri della sanità per denunciare quello che si verifica. E invece le novità per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione del nosocomio? Allora, quando si parla del San Massimo di Penne si parla di due aspetti. Il primo è quello dei lavori, il secondo è quello della qualificazione da dare a questa struttura. Ma mentre tutti quanti si interrogano sulla qualificazione, purtroppo i reparti sono sempre più sguarniti di personale e si svuota così l'area Vestina. I lavori ci sono, i fondi sono stati stanziati dalla giunta di centrosinistra, so che stanno aspettando un parere della soprintendenza, credo che dovrebbe essere arrivato, quindi insomma di qui a breve dovrebbero cominciare, ma riqualificare la struttura senza pensare ai medici, senza pensare veramente ai pazienti che hanno veramente bisogno, non credo che migliorerà di molto le cose.